Bagnai, prego, presidente, prego. Grazie. Allora, ho alcune domande. Intanto, ho trovato abbastanza interessante la proposta di eliminare il decreto sicurezza in legge di bilancio. Credo che tecnicamente sia impossibile. Quindi questo forse sotto il profilo della tecnica legislativa, noi qua siamo in un'aula del Senato della Repubblica e gradiremmo avere dei contenuti, come dire, un pochino più all'altezza del ruolo che gli elettori ci hanno assegnato. Ma veniamo alla parte economica. Io suppongo di avere, mi scuso per non aver mai incontrato nella mia attività di economista accademico il collega. Allora, mi sembra di capire che egli veda nell'aumento della progressività del sistema fiscale la panacea. Io credo che ci sia oggi un tema sul quale vorrei una riflessione, che è questo. La sinistra ha appoggiato fortemente il progetto europeo, che è un progetto basato sulla deflazione salariale, cioè sulla riduzione dei salari come strumento di risposta agli shock macroeconomici. Questo ha causato delle criticità, in particolare riduzione della domanda aggregata e aumento delle disuguaglianze. Per risolvere le disuguaglianze adesso tassiamo i ricchi anziché pagare i poveri. Secondo me questa è una strada sbagliata che porterà a un ulteriore svuotamento della classe media, atteso che i ricchi molto ricchi sanno come difendersi e noi passiamo in Commissione Finanze giorni e giorni sulle normative BEPS, per chi sa che cosa sono, qui ci sono i tecnici e lo sanno, cercando di evitare che i ricchi, veramente ricchi, si sottraggano. Quindi io vedo in questo atteggiamento un limite e anche un vulnus proprio alle possibilità di sviluppo economico. Vorrei ricordare che esiste ampia letteratura, in particolare del professor, ma diciamo più dottor Cottarelli. Vorrei ricordare il suo testo Federazioni fiscali, lezioni per il progetto di una Unione fiscale europea, ve l'ho tradotto, è del 2012. Da cui si evince sostanzialmente, sono ammissioni dello stesso Cottarelli, che il vincolo di un'unione monetaria rende molto più difficili le politiche di bilancio in tempi normali e praticamente impossibili in caso di shock, e che in assenza di bilancio federale, in unione monetaria, gli stati non possono rispettare regole rigide di bilancio. Esiste letteratura scientifica del Fondo Monetario Internazionale, sottolineo scientifica, d'accordo? E sottolineo del Fondo Monetario Internazionale, che chiarisce che in effetti per questi motivi la transizione verso regimi di cambio rigido rende paradossalmente meno facile attuare disciplina fiscale. Che venga detto a noi che non sono stati fatti sufficienti investimenti pubblici e non vengano menzionate le regole nel cui contesto la nostra politica economica deve necessariamente essere costretta, a me sembra un po' incongruo, e quindi senza che i colleghi lo considerino una notazione politica, dal punto di vista tecnico vorrei sapere dagli esperti convocati in che modo si possono fare più investimenti pubblici nel contesto del fiscal compact, perché se ce lo spiegano questa opposizione sosterrà questa maggioranza nel fare questi investimenti, atteso che siano possibili. Cancellare decreti, diciamo, o leggi ordinamentali in legge di bilancio mi pare che non lo sia, ma qui abbiamo dei tecnici che sono più esperti di me. Grazie. Bene, grazie, ringrazio anche per il quasi rispetto dei tempi. Prego. Grazie, sarò, diciamo, breve, anche perché i tempi sono ovviamente molto limitati. No, io, insomma, so bene che, rispondo al Presidente Bagnai, so bene che, diciamo, che non possono essere, diciamo, che l'abolizione, l'abrogazione di leggi di sicurezza non hanno niente a che fare con la legge di bilancio. Ho, diciamo, in qualche modo evidenziato nella mia presentazione e ho segnalato che, pur non c'entrando, diciamo, con la presentazione delle nostre proposte relative alla legge di bilancio, noi non perdiamo occasione di ripetere, quando ci è possibile, che questa per noi è una priorità dal punto di vista delle richieste al Parlamento e al Governo. Quindi, diciamo, l'ho detto all'inizio e lo ripeto. So bene, diciamo, che in legge di bilancio non si può fare, il Presidente Bagnai non mi ha mai incontrato, io non l'ho incontrato nemmeno io, diciamo, quando in Commissione Bilancio col Presidente Boccia abbiamo discusso su come riformare la legge di bilancio nel 2016, e so bene,
avendo contribuito anche a scriverla, diciamo, quella legge, che le norme ordinamentali non possono essere oggetto di una legge di bilancio. Comunque lo ringrazio per la sua diciamo, precisazione. Riguardo gli investimenti pubblici, sono d'accordo, nel senso che il Fiscal Compact e i trattati europei, i vincoli europei sono ovviamente un vulnus rispetto alla possibilità, diciamo, di ampliare come vorremmo noi gli investimenti pubblici secondo, diciamo, gli obiettivi che abbiamo anche formulato nella nostra presentazione. Ricordo che la nostra campagna da sempre chiede, qui non abbiamo avuto il tempo, non c'era il tempo per approfondire, ma chiede una revisione radicale dei trattati europei e anche del Fiscal Compact. Abbiamo partecipato anche alle raccolte di firme negli scorsi anni per la cancellazione del pareggio di bilancio nella nostra Costituzione, quindi sappiamo bene, diciamo, che questo è un tema. Sappiamo anche che altri paesi, cito la Germania, ma potrei citare altri paesi, hanno investito molto di più, diciamo, rispetto a una responsabilità che i governi e i parlamenti hanno, di investire molto di più in termini di spesa pubblica, appunto in politiche industriali e in quegli interventi che sono necessari per far ripartire la crescita dell'economia. Il problema vero è che noi, e questo è un problema, diciamo, che riguarda anche una filosofia, diciamo, un modo di vedere, le strategie per rilanciare gli investimenti. Si è puntato moltissimo in Europa e anche in Italia sugli investimenti privati e si è pensato, diciamo, che attraverso gli sgravi fiscali, facendo sgravi fiscali alle imprese, questo potesse accentuare e alimentare gli investimenti nel nostro paese. Così purtroppo non è stato. Quella, diciamo, visione che destinava soldi pubblici, diciamo, a sgravi fiscali alle imprese per permettere alle imprese di investire non ha funzionato, e non ha funzionato, e questo lo si può vedere, diciamo, non solo, diciamo, nella scorsa legislatura ma negli ultimi 10 anni, e questo mi sembra che sia uno dei punti fondamentali sui quali riflettere. Quindi come far ripartire gli investimenti pubblici, come destinare maggiori risorse in quella direzione. Che ci sia un problema di, vengo all'altro punto, di giustizia fiscale e di recupero della progressività e di recupero anche di una tassazione che vada a colpire i grandi patrimoni, non lo diciamo noi, dice noi, solo noi. Il senatore Bagnai citava il Fondo Monetario Internazionale, io cito l'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L'OCSE anche recentemente ha ribadito in più di un rapporto la necessità di forme di intervento, di tassazione di carattere patrimoniale, evidentemente, diciamo, con riferimento anche, appunto, alle grandi ricchezze che avrebbero, diciamo, un maggiore peso in questa direzione, come un modo per recuperare, diciamo, aspetti di non solo funzionalità ma anche di giustizia e, noi diciamo, di progressività del nostro sistema fiscale. Che ci sia un problema di giustizia, diciamo, fiscale e di equità dal punto di vista degli interventi in questa materia è, diciamo, non solo oggetto della riflessione delle forze sociali e sindacali, ma anche oggetto, diciamo, di molte organizzazioni internazionali, e ho citato l'OCSE, ma anche c'è un dibattito nella letteratura, diciamo, scientifica, che il professor Bagnai conosce meglio, diciamo, di me.